sono 2 anni, c'è il secondo anno, quindi è presto per parlare di carriera. Sì, è iniziata l'anno scorso in questa serie importante, di altissimo livello. Sinceramente non sentivo più di tanto pressioni, perché comunque ritenevo comunque di essermi guadagnato almeno la possibilità di dimostrare, ecco, magari in questa serie cosa ero capace di fare. Sai, stai parlando di un ragazzo che ha cominciato in Serie A nel 79. Nel 79 ho fatto in tempo a vedere tante generazioni di giocatori di basket che all'inizio ho ammirato da spettatore, da ragazzino che entrava in Serie A e poi diventava pian pianino protagonista, ma devo dirti che erano altri tempi, perché forse era più facile diventare protagonisti per un ragazzo di 2 metri all'epoca. Tutto quello che metto in campo deriva proprio dal passato che ho avuto, diciamo non tanto regalato, ma secondo me proprio costruito con passo dopo passo, ecco, perché comunque ho fatto una C2, una B2, A2, sono arrivato per fortuna comunque qua in Serie A. Io una volta avevo 2 americani belli, buoni, bravi, per squadra. Eravamo forse, avevamo un compito più agevole. Io personalmente, ovviamente non, essendo piccolo, non ho visto tantissime partite sue. In tanti però mi dicono che era un gran tiratore e comunque anche lui è un atleta. Difensivamente non è mai stato un battagliero. Mi dicono che difendo più io di lui, ecco, questo sicuro. Però l'area di Livorno sotto questo aspetto gli ha dato una bella spinta. Di Livorno conservo tantissimi articoli dove dicono che invece ero anche capace di dare una mano alla squadra in difesa, di ribaltare le partite anche con dei gesti che non erano, che non mi appartenevano, come diceva la nomea, però in realtà ero riuscito a essere un giocatore più completo di quello che la nomea dice. Siamo stati compagni di camera per tutti gli anni di Livorno. Io non ricordo che eravamo in camera assieme. Esatto, nemmeno io. Ho chiesto, mi dai qualche segreto? Io ho detto, oh, se c'è una liberatoria di Alberto. Io mi sono sempre trovato molto bene, abbastanza riservato, però disponibile con tutti i compagni, persona correttissima. Quello era un gruppo veramente speciale. Al tiro Alberto Tonut, che ha ottime percentuali di realizzazione in questa finale scudetto. Stefano, tieni la palla ferma, dura, palleggeresti il tiro di tacca, c'ha tutti la palla, 1-2 palleggi schiaccia. Io credo di poter dire senza ombra di smentita di averci creduto sempre. Mi segue tantissimo, come comunque mia mamma e tutta la mia famiglia. Lui principalmente, perché è quello che ci tiene più di tutti, forse anche più di me in tante occasioni. Che lui fosse di novembre e che fosse sempre tra i più piccoli a livello giovanile non c'era nessun dubbio. E lui ci stava magari più male di me, perché mi vedeva soffrire e io non riuscivo a venirci fuori. E sono stato quello che lo ha tenuto buono, calmo, con la pazienza quando mi piangeva dopo gli allenamenti, che giocava poco, che non giocava niente, che voleva finire, che voleva smettere, eccetera. Quello che uno non deve pensare, ecco, è proprio al fatto di non fermarsi mai e di aver sempre la fame e anche la fiducia in se stesso nel lavorare quotidianamente. Qui subentra il merito di Stefano, cioè lui non ha mai mollato. Ogni anno c'è stato comunque un miglioramento, un'esperienza in più. Nel momento in cui lui ha cominciato a crescere, era anche difficile non dargli fiducia e non dargli dei minuti in campo per capire che margini ci fossero per vedere i suoi miglioramenti. Tra l'altro voglio dire, fare grandi complimenti a Stefano Tonut, che penso che abbia giocato molto sfacciato contro di me, ha fatto veramente una grande difesa e penso che possa crescere ancora molto. Alla Cazzimma? Ce l'ha, ce n'ha tanto. Mio papà mi chiama direttamente dopo la partita e mi dice ovviamente prima le cose che ho sbagliato, anzi quasi spesso è solo quello. Cerco di lavorare ovviamente sugli errori che faccio e lui è il primo a individuarli. Finta, palleggio, arresto e tiro di Alberto Tonut. Non mi sa che Stefano, però mi sembrava a suo agio come Alberto. Non riuscivo a dimostrare quello che magari si aspettavano, nonostante il cognome. Però questo nome, soprattutto anche in ambito locale, poteva pesare. Lui è andato oltre.
e lui è riuscito a vincere questa cosa e a dimostrare a tutti che lui è Stefano, che va avanti per la sua strada, che fa la sua carriera. Adesso addirittura ci sta dando delle soddisfazioni e si sta togliendo delle soddisfazioni che tanti non pensavano. E io come papà devo dirti che sono troppo felice, perché conosco questo mondo. È stato bellissimo per me e so che sarà bellissimo per lui. Attacca subito, Stefano!